Christian Davenport, nel rispetto del distanziamento sociale, ha realizzato questa intervista esclusiva a Elon Musk. Quando hai fondato la compagnia nel 2002, immaginavi che questo giorno sarebbe arrivato? Cosa provi ora, sapendo che l'era dei viaggi nello spazio è dietro l'angolo? Beh, abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci che il razzo e la navicella spaziale siano sicuri. Sai, quando si viaggia a 25 volte la velocità del suono, si effettua un giro intorno alla Terra ogni 90 minuti. È una velocità difficile anche solo da immaginare. È quasi 30 volte superiore a quella di un proiettile. Quello che da sempre mi affascina della SpaceX è che, oltre a voler creare una specie multiplanetaria, intende anche abbassare i costi del volo spaziale umano. Puntate anche a ispirare le persone che, grazie a voi, guardano con entusiasmo al futuro. Sì, certo. Voglio che i giovani si appassionino al futuro dello spazio e che tutti possano guardare al futuro con entusiasmo, a immaginarlo migliore del passato, a pensare che saremo una civiltà di navigatori spaziali. E che ci saranno città su Marte, sulle lune di Giove e di Saturno. E infine che ci spingeremo oltre il Sistema Solare per visitare altri sistemi. Gli Stati Uniti sono una nazione di esploratori, ma mi rivolgo a chiunque abbia spirito d'avventura in tutto il mondo. Sono convinto che questi temi possono attrarre tutte le persone dotate di spirito di avventura. Credo sia importante non porre limiti alla speranza di diventare una civiltà di navigatori spaziali, di viaggiatori stellari. È fondamentale mantenere viva questa speranza.